Gli spiriti stanno sul cazzo, ma stanno a tutti quanti. Ciao ragazzi, sono Tiziano. Ciao, sono sempre Susi. Oggi con i ragazzi di S ascolteremo i Dogo. So che era un trio tanti anni fa insieme, poi si sono divisi, ma credo il motivo non lo conosco. Poi dopo 10 anni, sono passati 10 anni, e si ritrovano. Quando ho saputo del ritorno dei Dogo ho detto, cazzo era ora. Questo ho detto, aspetto marzo per andare a vederli, per ritornare a vederli. E sono rimasto abbastanza sconcertato da alcune cose che ho letto, del tipo chi dei tre è rimasto senza soldi. Non andate a vedere i Dogo, perché non ve lo meritate. Poi un'altra cosa che invece mi aspetterei è che nel parterre, nel privé, di vedere dei bei banchi di scuola con dei fogli e delle matite, perché le penne già è per categoria superiore, che qualcuno vada ad imparare a repare, perché mi sto rendendo conto che ultimamente di contenuti non ce n'è quasi per niente. Le cose sono sempre le stesse, tolto qualcuno, perché non tutti sono così. Rimo da quando i frati rubavano il Bullrich, mi trovi in strada con me finte Gucci, euro immorale, modello ricco. Senti, sarà un pezzo vecchio, sicuramente, come figurati, posso mai. Però mi sembra come se fosse stato ieri, come nuovo. Ma guarda che è uscito fuori, che canzone, che musica aggressiva che non ti salva, che non ti lascia, perché stanno dicendo cose pesanti. Puro Bogotà, no, è sicuramente un pezzo iconico. Puro Bogotà credo che sia l'antitesi di quello che cantano oggi la trap, perché comunque parla di bamba, parla di sparare, parla di, però cioè cantata da loro è perdonabilissimo tutto. L'avesse cantata Pupo avrebbe fatto ridere, però ragazzi, i Dogo sono i Dogo e guai chi li tocca. Lo senti come lo cantano, lo senti nella musica. Non sentirlo per la prima volta non avrei mai detto che era vecchio. No, assolutamente. E anche questi mi è piaciuto molto la musica. Cioè, sarà che a me il ritmo continuo mi piace, non lo so. Sì, mi sembra nuovo. Allora, quando è uscito Ville Denaro era già un pezzo che ascoltavo, nel senso che ascoltavo questo genere di musica. Sono stati quelli che l'hanno consolidata, quelli che hanno fatto arrivare a tutti il rap, l'hip hop, di più ancora di altri che erano già consolidati. Faccio un esempio, Frankie High Energy è stato credo il primo ad andare in major e lui già rappava in maniera fantastica. Gli argomenti poi dopo erano un po' troppo sempre gli stessi, probabilmente non hanno funzionato poi tanto, però grande roba, Inoki lo stesso. Però loro con questo modo di fare, di presentarsi, cioè i concerti erano sempre pieni, non c'era maniera di poter entrare di straforo. Ho ancora quella tuta bianca, sporca con i segni della panca, quella dei 90, scopa in piazza in bocca, una canna tanta. Allora, è ammirevole che pur cambiando hanno gli stessi amici, hanno lo stesso luogo dove, però sono cambiati e gli amici si vedono diversamente, i 15 piani li vedono diversamente, non c'è niente da fare. Non lo so perché poi hanno questo fatto che devono per forza mettere in evidenza che loro non sono cambiati. Ma no, perché hanno fatto i soldi, quello è un altro cambiamento. Sono cambiati perché sono cresciuti. Sono cambiati perché si sono, la parola è un po' pesante, però è così, si sono evoluti in cultura loro. Certi invece vanno indietro, ma lasciamo perdere. Cioè 4 barre di Jake sono la Bibbia del re.
racconta in un modo così tanto facile, almeno per lui, perché secondo me per lui è facile farlo, quello che è la vita, cioè quello che è la vita di strada. È una Mont Blanc, una delle penne migliori d'Italia, come scrive lui, ci sono in pochi. Ed è per questo che dico che qualcuno dovrebbe sedersi al tavolino e imparare. Sono fuori come nello spazio, pure adesso che sono famoso. E gli sbirri mi stanno sul cazzo, ora dimmi che sono fazioso. E te lo dico sì, perché se fuori nello spazio come prima non lo so. Sei fuori nello spazio sicuramente, ma con un'altra dimensione. E perché sei famoso. Ci abbiamo aggiunto una virgola che non è da poco. E gli sbirri ti stanno sul cazzo, ma stanno tutti quanti. E gli attaccati gli sbirri, perché no? A me mi hanno dato parecchio fastidio quando facevo le manifestazioni. Jake e Dogo sono stati un grande esempio per le nuove generazioni. Cioè, tra i Dogo non avevo un idolo. Erano tutti e tre, perché anche Don Joe comunque, per pur meno rispetto ai due frontman, aveva anche lui rappava. Si integrano e quindi sul palco erano belli da vedere, belli da sentire, e mi auguro che sia ancora così adesso quando ritorneranno. Secondo me non sono mai banali, non sono mai stati banali anche nello scrivere, e meritano tutto il seguito che si sono creati. Baby, so che hai degli sbatti e non sono le ore piccole, e tuo padre ti prende a schiaffi e sei sotto con le pillole. Mi piace la musica, non c'è niente da fare, di questi mi piace molto questo. E quello che dicono non è sbagliato, assolutamente, è detto anche bene, però vorrei che si lamentassero un po' in meno, anche perché ci sono riusciti, caspita. Non è vero, o perlomeno spero che non sia vero, che una volta che hanno questo successo non hanno amici, non si trovano più a loro agio. Capisco che bisogna abituarsi, perché è un'altra vita, è altre decisioni, altri problemi. Perché il fatto che hanno i soldi non significa che hanno problemi, anzi. Però ci tengono molto a lamentarsi di tutto ciò che le è capitato e di tutto ciò che oggi gli capita. Eppure dovrebbero essere orgogliosi, almeno di avercela fatta. Dove sono i veri amici? Non abbiamo amici. Io ho il mio concetto di amicizia. L'amicizia è una cosa seria. Nel telefono tanti numeri di telefono, però preferiti sono molto pochi. Con i molto pochi voglio molto bene, quindi sono d'accordo con quello che dicono. Sicuramente cose che sentivano dentro, no? Quando sono state dette, situazioni vissute, non dette, buttate, scritte tanto per scrivere qualcosa. Indubbiamente è da lì. Guardate, io da sono nato a Milano, sono cresciuto a Milano, e vi posso dire che in una scala da 1 a 10 Dogo sono 20, 30. Perché? Perché a Milano, quando parlavi di queste cose, parlavi di Dogo. Non hanno mai avuto rivali, non credo che ci fosse qualcuno che nemmeno che volesse mettersi in competizione con loro. Fermo restando il fatto che un po' prima di loro c'è stato comunque un gruppo forte che a me piaceva da morire, che erano i Gemelli Diversi. Che non stiamo parlando di cose inutili, stiamo parlando di gente che è arrivata prima di loro, e però loro hanno avuto, i Dogo hanno avuto qualcosa in più che li ha portati a essere quello che sono, anche perché comunque 10-12 anni sono stati assieme, no? Prima di prendere strade diverse. Però sì, Milano sono i Dogo, perché hanno fatto qualcosa in più che probabilmente magari gli altri non sono riusciti a fare completamente. Il lasso di tempo e la quantità di lavoro che hanno fatto mi fa assolutamente dire che Milano sono i Dogo. Sono stati i Dogo, ma credo lo siano ancora. Lo vedremo a marzo.